Oggi vi andiamo a trattare un'agenzia che si chiama Blue Communication ed è un'agenzia non solo per piccole e medie imprese ma anche grandi imprese. La loro realtà è vastissima, ma ce la racconterà oggi il protagonista dell'agenzia Blue Communication, Giorgio Maresca. Ciao Giorgio. Ciao e salve a tutti gli ascoltatori. Giorgio, Blue Communication, come mai Blue Communication? Blue Communication nasce nel 2004, il nome è stato scelto riferendosi intanto ai valori del colore blu, che è un colore che rappresenta eleganza, stabilità, solidità. Benessere anche. Benessere. E poi abbiamo selezionato un colore che fosse anche breve, la B è la seconda lettera dell'alfabeto, per cui è molto facile memorizzarla. Assolutamente, ecco già l'imprinting, quello pubblicitario, no? La brevità ma anche la velocità con cui colpisce il messaggio blu. Assolutamente, tutto deve essere studiato, tutto deve essere calibrato nella comunicazione e nel marketing. Meno si lascia al caso, più si fanno le cose, diciamo, scientificamente, meglio è. È vero, la pubblicità è un mestiere molto scientifico in cui compenetrano comportamenti, psicologia, anche, diciamo, come dire, anche la e comunicazione, chiaramente sociologia volendo. C'è tanta creatività naturalmente che è alla base del nostro lavoro, ma la creatività deve essere sempre indirizzata a un obiettivo e quindi mantenuta entro certi paletti proprio per far sì che sia produttiva. Altrimenti non si chiamerebbe pubblicità in questo senso. Come è iniziato l'avventura di Giorgio Maresca e Blue Communication? Perché prima vogliamo parlare della persona, poi della realtà dietro di essa. Allora, io ho iniziato a occuparmi di pubblicità, come dico sempre, nel secolo scorso, cioè nel 1989, quindi sono passati ormai quasi 30 anni. Quando c'era il cartaceo che dominava. Quando c'era il cartaceo, quando la pubblicità era la pubblicità classica, quindi spot pubblicitari, la fissione, i giornali e quant'altro. Io ho fatto la mia esperienza, la mia crescita professionale in agenzie nazionali e internazionali, lavorando sia a Roma che a Milano, dopodiché su clienti nazionali e internazionali, e dopodiché nel 2004 ho deciso di avviare la mia attività, la Blue Communication, quindi ho ritenuto che fosse l'ora, il momento giusto per spiccare il volo. Per spiccare il volo. Esattamente. E sei entrato, diciamo, in un periodo in cui il famoso internet 1.0 ormai era diventato 2.0. Esattamente. I social cominciava a nascere un altro stile di comunicazione, diversi stili, diversi universi di comunicazione e di pubblicità. Assolutamente sì, tant'è che poi la nostra evoluzione è stata proprio quella dall'analogico al digitale, come dicevi prima, perché dalla pubblicità classica sempre di più le attività e le richieste dei clienti si sono spostate su tutto quello che era online. Certamente, questo non vuol dire che l'analogico è tralasciato, perché ancora esiste, ancora si investe nell'analogico. Ad esempio, quali attività per esempio ancora vanno per la maggiore con l'analogico, per esperienza tua personale chiaramente? Diciamo, sicuramente ti direi gli alimentari e l'automotive usa ancora moltissimo la pubblicità classica. Quello che passa in televisione fondamentalmente sono appunto spot o di grandi gruppi alimentari oppure le case automobilistiche, molto anche nelle telecomunicazioni. Questi direi che sono i settori principali. Dopodiché a scalare ci sono tutti gli altri settori. Gli investimenti in pubblicità, il mercato in Italia, parliamo ancora comunque di 6 miliardi di investimento complessivo tra l'online e l'offline, quindi parliamo di cifre importanti, anche se dal 2008 a oggi si è passati dai 10 miliardi ai 6, quindi c'è stato un crollo notevole in questi anni di crisi, soprattutto proprio dell'advertising, della pubblicità classica. E questo insomma è stato recepito anche nel tuo universo che è Blue Communication, questo insomma come dire, riduzione degli investimenti. Ahimè. No, bisogna anche dirlo, insomma, senza pelire sulla lingua. Assolutamente sì, diciamo che questo è stato anche una modalità attraverso cui poi abbiamo anche cambiato alcune cose, ci siamo organizzati in modo diverso, le regole le fa il mercato, purtroppo non le fa l'agenzia, non le fa nessuno in particolare, quindi tutte le aziende, tutte le attività, io credo in questi anni hanno dovuto trasformarsi. Assolutamente, e così anche chiaramente l'agenzia di marketing e pubblicità. Assolutamente, noi peraltro siamo dal 2007 parte di un network internazionale, per cui pur avendo la nostra sede a Roma ci muoviamo sul livello nazionale e siamo in grado anche di seguire aziende che si muovono internazionalmente su altri mercati e che hanno magari l'interesse a promuovere il proprio brand, la propria marca sui mercati esteri. Molto bene, quindi abbiamo sottolineato questo aspetto, che le aziende stanno investendo molto, quelle italiane, nel mercato internazionale e anche
quello nazionale, quale di più dei due, insomma? Ma diciamo, allora, dipende ovviamente dall'entità dell'azienda. È chiaro che i mercati internazionali, l'export e l'internazionalizzazione sono elementi che interessano a tutti ormai. Certo, proprio perché con la globalizzazione poi. Con la globalizzazione, ma soprattutto perché poi il mercato interno si è ristretto, è diventato meno produttivo e quindi le aziende necessariamente cercano nuovi sbocchi. Ovviamente poi a seconda della dimensione dell'azienda, della capacità, delle risorse anche che sono che l'azienda ha proprio a disposizione, si possono intraprendere progetti più o meno ambiziosi. Andare all'estero comunque non è uno scherzo, insomma. Certamente, e possiamo dirlo senza ombra di dubbio, i progetti ambiziosi possono avercene anche le piccole imprese. Assolutamente sì. Quindi Radio, l'esperienza mi insegna che molte piccole imprese si affacciano sul territorio nazionale ma anche internazionale con esiti anche molto positivi o proprio positivi. Assolutamente sì, ci sono molte eccellenze in Italia nell'ambito del food, del design, aziende anche piccole che però sono portatrici di qualità, di eccellenza eccetera, e che hanno delle opportunità. Ovviamente il problema lì diventa semmai quello di aggregarsi con altre imprese, di fare sistema in qualche modo. È il grande problema dell'imprenditoria italiana, dove spesso c'è una lotta al campanile che è molto accesa, ma che invece, se superata, potrebbe dare ottimi risultati. Certo, e penso che esperienza mi insegna che si sta andando a superare, si sta andando più sulla cooperazione tra imprese più che invece sulla, come dire, contrapposizione. Sì, il momento attuale è quello proprio dello sharing, della condivisione, per cui siamo nella fase della sharing economy, e quindi la capacità di fare network, di creare relazioni, di unirsi anche ad altre imprese o ad altre competenze, ad altre professionalità, come ha fatto Blue Communication tra assolutamente, l'altro, diventa assolutamente fondamentale per poter agire e per poter poi stare sul mercato nel modo migliore. Quanti sono i tuoi uomini di fiducia nello staff di Blue Communication? Noi Blue Communication comunque opera in tutta Italia. Certo, noi siamo A livello internazionale. Noi siamo 9 persone all'interno, c'è una struttura web con cui operiamo a Foligno, e poi c'è una rete invece, come dire, di professionisti che utilizziamo, di specialisti che utilizziamo alla bisogna ovviamente, e che sono fondamentalmente tra Milano e Roma. Dopodiché invece il network internazionale è basato su un centinaio di agenzie che sono in 50 paesi, sia in Europa che nei paesi extraeuropei, e lì adesso francamente non ricordo neanche il numero, ma insomma penso che complessivamente parliamo di un migliaio di persone. Un migliaio, beh sì. certo, abbiamo parlato anche di network, insomma, che va per la maggiore questa connessione comunque tra imprese e chiaramente sinergie diverse. Assolutamente. Detto questo, amici della notte, chiaramente avete assaggiato un po', come dire, l'universo di Giorgio Maresca e di Blue Communication. Mi riferisco in particolar modo agli amici imprenditori, ma non solo imprenditori, anche chi ha associazioni o comunque realtà da promuovere, potete affidarvi a Blue Communication. Vi diamo qualche numero e qualche riferimento in cui potrete trovare comunque Giorgio Maresca e il suo staff per avere delle consulenze, delle utilizzazioni e magari collaborare con questa fantastica agenzia di pubblicità e marketing. Innanzitutto potete scrivergli a info@bluecommunication.it, Blue in senso blu, mi raccomando, con la E finale, blue. Esatto, blu. Potete trovarlo anche su Facebook e LinkedIn, Blue Communication, e Blue Communication si trova a Viale Castrense 8 a Roma, e infine potete andare sul sito www.bluecommunication.it, dove ci sono tutti i riferimenti, tra cui il numero di telefono che vi vado a dire: 06 89 17 08 87. Ve lo ripeto: 06 89 17 08 87. Giorgio, vogliamo salutare qualcuno, mandare un messaggio prima di concludere? Ma io manderei un messaggio appunto a tutti gli imprenditori, a tutte le aziende. Augurerei a tutti chiaramente intanto buone vacanze, visto che siamo ormai, sì, insomma siamo agli sgoccioli, ma comunque, esatto, ci siamo. C'è ancora da sudare un po', ma insomma, anche considerando il caldo che sta facendo in questi giorni, o anche un saluto a chi è tornato alle vacanze. Assolutamente sì, e poi naturalmente i migliori auguri per tutto quello che sarà. Buona vita a tutti e buona impresa a tutti. Assolutamente, benissimo, un messaggio proprio adatto, un messaggio alla Blue Communication in questo senso. Grazie. Giorgio, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi.